the festival to actually go to experience it. They brought me to the camp. Having an exhibition like this in your middle hour is just incredible. Thanks to Luke, Comics and Games, best event in the world. Most beautiful city in the world. I walk down the street and the street is the convention. I walk into a tent and the tent is a convention. Into a palace and the palace is a convention. And I have never said this. You have hundreds of thousands of people here and they're all having a great time. Noi siamo Luca e lo stiamo dicendo da qualche settimana. Certo, per uno come me non è facile dire qualcosa dopo che abbiamo ascoltato le dolci parole di Reina Telgemeier nelle magiche affrescate sale di Palazzo Ducale, oppure dopo il sorriso di Karl Kominsky in quel padiglione ricco di gioco, letteratura e arte che è il padiglione Games, oppure dall'ipnotico Frank Miller e le forti, potenti parole di Neil Adams pronunciate proprio su questo palcoscenico dove lo spettacolo sta per cominciare. Ma non stiamo parlando di uno spettacolo. Luca Comics and Games non è uno spettacolo fatto da qualcuno per qualcun altro. Luca Comics and Games è una comunità che si ritrova collettivamente nel tentativo all'insegna di produrre tutti insieme in 5 giorni un po' di cultura partecipata, condivisa, transgenerazionale, abbiamo qui un po' di giovani delle scuole e soprattutto possibilmente senza convenzioni. Perché noi alla fine non ci siamo dimenticati chi siamo stati, ma non ci dimentichiamo nemmeno di cercare di capire chi vogliamo diventare. E il meraviglioso viaggio di Luca Comics è cominciato da un porto amico, dal Salone di Torino, dove abbiamo dichiarato il nostro intento. Becoming human, riflessione postumanista? Certamente, ci sarà Bruce Terning, il papà fondatore del movimento cyberpunk. Abbraccio della diversità? Ovviamente, perché sono tanti mondi diversi che collidono e crescono nell'ambito di quel meraviglioso parco da gioco culturale e letterario che è Luca Comics and Games. Ma soprattutto è un intento, è un manifesto. Vogliamo in qualche modo provare a cercare una forma di nuovo umanesimo con i nostri contenuti, con la nostra umiltà interdisciplinare e con i nostri media, che magari possa anche in qualche modo contribuire a capire la complessità del mondo in cui viviamo, della nostra società, senza timori. Ecco, noi vogliamo essere accompagnati dalla nostra cultura manipolabile, che è una cultura a cui tutti possiamo contribuire, sono le nuove mitologie che ogni anno proviamo a far incontrare con il nostro patrimonio identitario e culturale, i monumenti. In quest'epoca moderna e contemporanea dialoga eccezionalmente e all'Italia e a Lucca, e entrambi i valori si accrescono. Ecco perché siamo qui e ci ritroviamo in questo teatro, dove tutto cominciò nel 1966 e che Barbara Baldi ha straordinariamente rappresentato in quell'abbraccio fra una ragazza in all-star e abiti vittoriani e un cyber. Siamo qui in questo teatro perché vogliamo anche ricordare un uomo, Paolo Grassi, nato 100 anni fa, che ha dato forma e contenuto al mestiere dell'organizzatore culturale che noi ogni anno proviamo a interpretare. Ma soprattutto vogliamo ricordare Rinaldo Treni. Rinaldo Treni che nel 1966 fece scoccare la scintilla d'amore fra Lucca e il fumetto, no, fra l'Italia e il fumetto, proprio da questo teatro. E mettendo al centro il nome e l'autorialità dei maestri del fumetto e della non-arte. Questa traiettoria che poi si è arricchita nel 1993 dal contributo di Renato Genovese con il gioco, una forma prima che culturale di socialità, di interazione e di matrice di nuovi sogni. Ecco ancora una volta che non lo spettacolo, ma che la comunità collettiva degli autori, degli spettatori, dei creativi, dei tessitori di sogni si trova qui al Teatro del Giglio per cominciare questo spettacolo, no, questa produzione culturale condivisa, e cominciamola parafrasando una signora che un po' di cosa ha fatto nel Novecento. Luca Comics and Games è una cerimonia collettiva
tra cui autori, attori e spettatori devono uscire tutti un po' più forti e un po' più umani. Benvenuti a Lucca Comics and Games 2019. Qualche amico per raccontare, per chiacchierare, per approfondire, e quindi sono orgoglioso di poter avere con me sul palco il sindaco della città di Lucca, Alessandro Tambellini. Il presidente di Lucca Crea, Cultura e Relazioni, Mauro Giorgini. Sarebbe quella di cominciare senza dire il titolo istituzionale, ma prima lo chiamerò istituzionalmente e poi ricorderò che è uno della nostra community, il vice ministro degli interni, senatore Vito Crimi, ma soprattutto appassionato, amico e presentatore di Lucca Comics and Games. Allora, vediamoci insieme. Questa è la prima parte, peraltro, di un momento, appunto, del primo grande rito collettivo. Peraltro, ragazzi, non so se avete visto, lì c'è un tavolino e probabilmente ci succederà qualcosa. Praticamente a Lucca Comics and Games sui tavolini si disegna, sui tavolini si fanno gli autografi, sui tavolini si entra in relazione. Poi qua c'è una grande sorpresa, un grande dono che gli autori, le istituzioni, i creativi fanno a Lucca Comics and Games, al nostro spettacolo, per cominciare in modo straordinario. Ma ci sarà tempo. Io lo chiamerò Red, ok? Il nostro amico Red, che starà qui sul palco dietro a me, convitato di pietra, fermo, e aspetterà il momento per svelare i magici sogni che stanno dietro a questo velo. Ma ecco, non vogliamo fare una grande presentazione istituzionale, è vero, è il sindaco della nostra città e ci rappresenta tutti. Mario Pardini è l'uomo che deve tenere a bada tutti i ragazzacci di Lucca Comics and Games, e Vito Crimi, il senatore Vito Crimi, in rappresentanza del governo della Repubblica Italiana, è qui, ci porta ovviamente la vicinanza delle istituzioni, ma anche il rapporto tra community e istituzioni. Ecco, allora facciamo qualche domanda e, se mi consentite, partirei proprio dal nostro primo cittadino con cui spesso e volentieri condividiamo tanti momenti su questo palco. Ecco, io ho provato a raccontare un po' il nostro intento intellettuale, sociale, educativo, cultura partecipata, confronto dal vivo, provare a rimettere insieme un'umanità condivisa. Alessandro, sei il primo cittadino di una città che fa questa proposta artistica, perché la condividiamo. Ecco, che ruolo ha e che ruolo hanno i valori di Lucca Comics and Games per la crescita della nostra comunità? Innanzitutto un saluto cordialissimo a tutti i presenti, qui numerosi, il teatro è molto bello visto così. E che valore ha Lucca Comics and Games? Ma io penso che la presenza di una comunità così potente mi ha fatto molto piacere negli anni passati vedere le famiglie tornare a Lucca, le persone che sono state qui 30 anni fa che tornano con i loro figli, tornano qui riuniti insieme agli altri con cui hanno condiviso l'esperienza che è stata evidentemente molto bella. Ma tutto questo ha senso soprattutto oggi, in un tempo in cui tendiamo all'isolamento, perché i moderni mezzi di comunicazione sembrano di fatto isolarci, sembrano di fatto metterci ognuno per conto nostro. Fa impressione salire su una metropolitana e vedere che tutti aggeggiano con un cellulare, senza guardarsi in faccia, senza parlarsi. Qui si ha un gruppo di persone che, pur non conoscendosi, si ritrovano e condividono un grande momento di vita. Un momento che è fatto di fantasia, che è fatto di proiezione verso il futuro, che è fatto di intese e soprattutto è fatto di grande educazione, di accettazione reciproca. L'alterità, l'alterità è importante, e la conoscenza dell'altro è importante prima di tutto per il rapporto con noi stessi, perché noi stessi siamo più persone insieme, noi stessi abbiamo diverse emotività, abbiamo diversi stati d'animo, e l'accettazione di noi stessi è il presupposto per l'accettazione degli altri. Quindi essere insieme agli altri,
comprendersi nella diversità, e abbiamo visto come quanti cosplay sono diversi uno dall'altro e esprimono delle intensità del tutto non paragonabili, tuttavia conviventi. Ecco, questo è il grande insegnamento che traiamo da questo momento di vita comune. Questo è l'insegnamento che vogliamo trasfondere nei ragazzi, nei giovani. Non è solo e semplicemente il tempo del fumetto, del gioco, della fantasia, è il tempo anche di un'umanità profonda che attraverso la fantasia, attraverso il gioco è la dimensione fondamentale della nostra esistenza, non dimentichiamo, i bambini devono saper giocare e giocare di più, perché non può mancare il gioco per i bambini. Ebbene, la dimensione del gioco è una dimensione che alla fine ci affratella e ci fa sentire tutti uguali, che poi è uno dei grandi criteri su cui stiamo impostando la nostra proiezione di vita, perché riteniamo che questo sia uno dei grandi criteri su cui impostare il nostro futuro. Io innanzitutto ringrazio il sindaco per l'applauso per la ragazza. Lo farei perché il professor Tappellini è un professore, è un insegnante, quindi l'invito al gioco a questo punto è una tutela, è una garanzia. No, mi piace molto riprendere le parole, inclusione, qui si parla di gratitudine degli autori per voi pubblico e per il vostro verso gli autori, ma l'inclusione è molto particolare. Lo sperimento inclusivo di Lucca Comics and Games è proprio partito perché, ragazzi, non è stato facile nel 93 portare i giochi, quelli del fumetto, hanno detto, ma i giocatori, ma noi siamo i fumettisti, siamo un'altra roba. Poi abbiamo portato i cosplay, ma che cos'è? Carnevale, cosplay? No, è incontro con il sogno autoriale, perché io un anno prendo l'idea del mio autore, ci faccio un costume e poi recito, è teatro, quasi come quello che l'Actail del Living Theater, perché noi veramente crediamo che sia un momento di performatività all'interno proprio delle narrative. E è interessante come l'inclusione è nata non da un progetto, da un macro progetto sociale, ma da un progetto spontaneo di persone che condividevano un'idea e una passione per il sogno. Ma ecco, parliamo, ok, di quei ragazzacci di Lucca Crea, di Lucca Comics Games. Poi siamo tanti, c'è chi sta a Melbourne, c'è chi sta a Baviera, c'è chi sta a Catania, e in cima a tutto questo gruppo di lavoro c'è Mario è il presidente di una società che si chiama Cultura e Relazioni, e è pubblica, e tipicamente le società pubbliche amministrano il gas, la luce, lo smaltimento dei rifiuti, attività fondamentali, e sono sicuro che qui fra di noi abbiamo tanti amici delle altre partecipate. Il tuo gruppo di lavoro, Mario, come bene primario da gestire per la comunità, ha cultura e relazioni. Come ci si sveglia la mattina? Qual è il pensiero che hai? Stamani mi fa testo perché c'era un'emozione particolare, ovviamente. Anch'io mi unisco ai saluti che ha fatto il nostro sindaco, per tutti presenti. È bellissimo vedere il nostro teatro così pieno e così pieno di giovani. Allora, Emanuele, intanto, che dirti, la mia responsabilità e il mio onore, per fortuna, non sono solo a carico mio, ma è condiviso con un CDA che è integrato da Marzia Riccomiardo Gottardo, che io ringrazio e saluto. E la mattina come ci si sveglia? Si ci sveglia pensando che sì, è una partecipata che dà un servizio essenziale, secondo noi. Perché la luce, l'acqua, il gas, per dire, sono servizi essenziali, ma anche la cultura è quello che ci rende un servizio essenziale per essere felici e che porta calore nella nostra vita. Quindi Lucca Crea cosa fa? Investe ogni anno in cultura, alle mie spalle potete vedere, questo è un esempio, più di 800.000 euro, una percentuale importantissima del nostro budget, in investimenti diretti in cultura. Lo facciamo attraverso le mostre, lo facciamo attraverso i nostri ospiti, attraverso le produzioni teatrali, le produzioni musicali e così via. Produzione di cultura, erogazione, scusate, permettetemi il termine quasi tecnico, erogazione di cultura declinata nel sogno e la passione. Sogno e passione di chi viene a Lucca, le centinaia di migliaia di persone che vengono a Lucca con la passione per i fumetti, per il gioco, per il videogioco, per il cinema e le altre cose che sicuramente mi sto dimenticando per l'emozione. Tutto questo, quindi, cosa vuol dire? Che abbiamo una responsabilità enorme, perché poi queste centinaia di migliaia di persone che vengono a Lucca, che si arricchiscono i loro sogni, nutrono i loro sogni grazie al festival, portano un indotto fondamentale per il nostro territorio. Quindi, diciamo, la cultura che crea valore, quello di cui probabilmente il nostro paese avrebbe sempre più bisogno. Abbiamo il 70% del patrimonio artistico mondiale, e a Lucca, permettimi poi gli ultimi 30 secondi, cosa abbiamo fatto?
Abbiamo quindi, infatti, il nostro patrimonio artistico è fondamentale per che il nostro festival abbia successo. Quindi la fusione, l'abbiamo visto, l'ha detto Neil Adams, l'ha detto Frank Miller, a Lucca c'è quell'atmosfera magica. Quindi per finire, poi non rubo altro tempo, ringrazio il nostro gruppo di lavoro, che appunto è l'onore di rappresentare insieme al CDA. È un gruppo fantastico, fa uno sforzo incredibile, tutti gli anni mette in moto questa macchina. E per salutare la città e le istituzioni, un piccolo appello. Visto che abbiamo ragazzi giovanissimi qua con noi oggi, io ho una figlia di 3 anni e mezzo, Emanuele è una figlia di 1 anno. E stamattina sai che... Stringiamoci a questa macchina, perché questa macchina non è scontata che tutti gli anni parta e che vada in moto e che vada sempre più lontano. Io credo che abbiamo il dovere, per rispetto ai nostri figli, ai ragazzi delle scuole elementari che sono qua, a far sì che anche loro poi ci accompagnino i loro figli. Quindi questa macchina cammini per anni e anni e anni. Io sono qua pro tempore per rappresentare, ma insomma, questo appello lo faccio a tutta la città e le istituzioni. Grazie. Io proprio mi sono svegliato perché non ho mai dormito, perché si parlava di un'organizzazione estremamente complessa per una situazione di questo genere, una città di 90.000 abitanti che raddoppia giornalmente le presenze all'interno della città. E colgo l'occasione per ringraziare con tutto il cuore tutti coloro che stanno dietro, che non compaiono e che tuttavia da settimane, da mesi hanno messo insieme questa organizzazione che normalmente è sempre di alto livello, almeno stando a ciò che abbiamo provato negli anni passati, e a loro va la mia riconoscenza davvero sentita, tutti quanti, compresi dalla Protezione Civile, Vigili del Fuoco, la Polizia, forze dell'ordine, di presenza, eccetera. Quindi a tutti loro davvero una riconoscenza che è mia, a nome della città. Grazie Alessandro. Questo mi si lega direttamente a invece il dialogo con il senatore Vito Crimi, perché noi stiamo parlando di quello che facciamo qui a Lucca, in effetti è un network meraviglioso, ma secondo me questa comunità locale risponde così bene perché ancora una volta non è uno spettacolo che Lucca produce per il resto del mondo. Noi ci sentiamo in qualche modo depositari di una responsabilità da oltre 50 anni di custodire questo crocevia di arte e cultura, questo territorio di opportunità per tutti i tessitori di sogni che un anno vorranno essere il Frank Miller, lo Zero Calcare, l'Eric Lang, e ovviamente lo facciamo con gli strumenti che abbiamo, perché i giochi di ruolo, le grandi mostre le andiamo a collocare in quei monumenti che diamo a tutto il paese che ci viene a visitare in questi giorni. In questi giorni si raduna a Lucca tutta l'Italia e è qui a rappresentare le istituzioni, il governo, il senatore Vito Crimi, a cui vorrei richiedere innanzitutto la sua esperienza individuale e personale di appassionato e poi ovviamente i ruoli anche educativi che le forme appena citate, come il gioco e come il fumetto, hanno per il territorio nazionale, per le istituzioni che lei rappresenta. Grazie Emanuele, grazie dell'invito. Mi unisco anch'io al ringraziamento in particolare delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, che si occupano gli operatori del soccorso che sono qui dietro le quinte, ma garantiscono il corretto svolgimento anche di questa manifestazione. Anche per il ruolo che ha rivesto, li ringrazio in maniera convinta. Grazie a loro e a tutti i colleghi, anche con la serenità, anche con la sicurezza e la libertà di potersi muovere sereni in questo ambiente fantastico. La mia esperienza personale, io venivo qui da alcuni anni a questa parte, venivo come tanti membri di questa community. 2 anni fa ho conosciuto Emanuele che era per caso a Roma, ho detto cavoli, sentiamoci, vediamoci, abbiamo chiacchierato e subito è nata questa idea di tornare con il ruolo istituzionale. L'anno scorso con l'incarico che avevo con la delega all'editoria, quindi con un tema molto vicino a questo mondo, quest'anno con un ruolo diverso, perché come sapete è cambiato ad agosto il governo, ma non per questo non mi sento parte di questa community. Detto questo, hai detto l'importanza del gioco come ruolo educativo. Io faccio questo appello, lo dico ai ragazzi che sono presenti, lo dico ai genitori che sono presenti.
L'importanza del gioco, ma in tutte le sue sfaccettature, non solo il gioco, quando pensiamo al gioco pensiamo al gioco a giocare con gli altri ragazzi, no? Ma il gioco da tavolo, il gioco è il videogioco, il gioco in generale, è un momento educativo importante perché è la prima esperienza di democrazia. È il primo momento nella vita dei ragazzi, dei bambini che crescono, in cui si confrontano con le regole. Ci sono delle regole, ci sono delle istruzioni, c'è dei ruoli e non si può andare oltre, altrimenti il gioco non funziona. E quindi dimostra come ciascuno è parte di un mondo e ciascuno deve fare la sua parte e bisogna anche un po' studiare il gioco, perché anche questo, prima di iniziare a giocare, c'è tutta la fase dello studio del gioco e capire poi i meccanismi è stimolante anche per capire come progredire, quindi è un'esperienza completa e non deve essere lasciata come un'esperienza solitaria per i nostri ragazzi e per i nostri figli. E io racconto sempre un'esperienza che ho avuto in cui mi sono avvicinato a un videogioco Hearthstone per avvicinarmi a mio figlio, visto che andava a Roma tutte le settimane. Lui 10-11 anni aveva all'inizio, quando ha iniziato questa esperienza politica, giocava a questo gioco. Io ho cominciato a giocare a questo gioco e ci giocavo in treno per stare un po' vicino a lui, anche per confrontarmi e per entrare nel suo mondo, per cercare di capirlo. E da lì poi, giocando a questo ad altri giochi, lui ha cominciato a fare e mettere in piedi relazioni umane. Ecco, qui veniamo al tema, relazioni umane, perché anche attraverso il gioco poi ci sono le relazioni umane che proseguono al di là del momento ludico vero e proprio. Ecco, è importante, genitori, in questo non lasciamo giocare i nostri figli da soli, ma cerchiamo di entrare nel loro mondo, di capire il loro mondo. Non devono essere i ragazzini ad adeguarsi al mondo dei genitori, ma i genitori, che siamo forse un po' più maturi, a cercare di entrare e comprendere il mondo in cui oggi i nostri ragazzi sono dentro.